Amiche ed amici rossoneri, buon pomeriggio e bentrovati a questo nuovo appuntamento con Extra Time, i nostri tempi supplementari dedicati a quello che è stato l'ultimo impegno del Foggia, per fortuna con un bel sorriso, visto che siamo reduci dal robusto e solido 3-0 del Viviani di Potenza. Lo faremo innanzitutto con quella che sarà, probabilmente anche per i playoff, perché ci siamo quasi. La regina di Extra Time, Alessia Meri. Alessia, buon pomeriggio. Ciao a tutti i nostri tifosi e sostenitori. Oggi puntata speciale perché ritroviamo davvero un amico di Extra Time. Ci fa piacere che ritorna anche un po' nelle vostre case, qui da noi, dopo un periodo complicato, ma l'abbiamo lasciato alle spalle, non ne parliamo, parliamo di calcio. Bruno Arcano, Bruno, buon pomeriggio, Ciao. ben trovato. Ciao. Ciao Tullio, grazie per l'invito. Ciao Alessia. Sì, parliamo di calcio che è più importante. Quello che è stato interessa poco. A noi piace parlare di calcio, del Foggia. Quello che è stato è passato. Adesso sono in piena forma, sono qui a parlare delle vicissitudini e di tutto quello che accade intorno alla nostra squadra, caro Tullio. E noi non vedevamo l'ora di ritrovarti, caro Bruno, lo sai. Grazie, grazie, grazie a tutti. Grazie. A bacchettare Tullio Grazie. per le pagelle. Esatto. Mi è mancato anche su quello. Perché se lui continua a mettere voti che sono sbagliati, bisogna pure riprendere. Qualcuno deve pure bacchettare. Tu non lo fai mai, Alessia, invece bisogna bacchettarlo ogni tanto, eh. Giusto, concordo con le bacchettate. Allora, sono tante le cose da dire. Ovviamente ricordiamo, Bruno, che sei tornato anche a scrivere sul tuo blog Sì. arcanorossonero.it, quindi è ripresa Sì, anche sì, sì, sì. l'attività. Potete tornare a seguire Bruno sui suoi vari canali. Andiamo su quello che è successo finora, in questa 36esima giornata, che ha dato già altri verdetti. Partiamo con i numeri, quindi risultati, classifica e classifica marcatori. Vai Alessio. Vediamo intanto i risultati della 36esima giornata, quindi Brindisi Sorrento 0-2, Monterosi Giuliano 3-1, Potenza Foggia 0-3, Casertana Picerno 2-1, Latina Turris 1-2, Cerignola Francavilla 3-0, Catania Messina 1-0, Monopoli Taranto 1-2, Juve Stabia Crotone si giocherà alle 20:30, Avellino Benevento alle 20:45. Bene, andiamo a vedere la classifica, ovviamente con i soliti puntini gialli, ma ormai. Esatto, però intanto la classifica ci dice che la Juve Stabia è a 74 punti, segue l'Avellino a 63 in compagnia del Benevento, Casertana a 61, Taranto 59, Picerno 57, segue Giuliano a 52, Latina 51, con 48 abbiamo Crotone e Foggia, Cerignola 47, Sorrento 45, Messina 44, Catania 42, Potenza 41, a 39 abbiamo la Turris e il Monopoli, 39 per, 33 per il Francavilla, 31 Monterosi e chiude a 24 punti il Brindisi. Che Andiamo a chiudere con la classifica marcatori. vede in testa Patierno dell'Avellino con 19 reti insieme a Murano del Picerno. Con 14 reti abbiamo Gomez del Crotone e Curcio della Casertana, 13 reti per Malcore del Cerignola e Canutè del Taranto, con 12 reti invece abbiamo Adorante della Juve Stabia, Tuminello del Crotone, Artistico del Francavilla, D'Andrea del Cerignola e così via. Bene, Bruno, ti rimetto la classifica e poi cambio con i risultati in base a quelle che sono le tue indicazioni. Ti dico solo quelli che sono stati i verdetti di questa giornata. Il Giuliano è matematicamente ai playoff perché nonostante l'undicesimo posto del Cerignola disti solo 5 punti, ovviamente essendoci Foggia Cerignola, la prossima, una delle due solo potrà superarla e quindi il Giuliano almeno decimo sicuramente arriverà. Latina manca solo la matematica, ma ormai ci siamo quasi. E poi ieri è arrivata la matematica del Francavilla che dovrà, qualora riuscisse a tenere la distanza rispetto alla quartultima, nell'ordine degli 8 punti, la salvezza del Francavilla passerà necessariamente dai play-out, quindi non può più salvarsi direttamente. Mi dici cosa ci ha detto questa giornata di campionato? Ti rimetto i risultati.
Beh, questa giornata, a parte la vittoria del Foggia, che è stata una vittoria abbastanza, diciamo, normale, perché il Foggia ha fatto una partita molto intelligente, cinica, spietata, ha approfittato alla fine della prima frazione di gioco di un gol, ancora il settimo gol di un difensore che sta a un gol da Garattoni dello scorso anno, che è Salines. E ha detto che ci sono chiaramente le partite più importanti, ci sono stasera, che non è tanto quella del Crotone che ci interessa direttamente, perché chiaramente la Juve Stabia vorrà festeggiare davanti ai propri tifosi diciamo il fatto di essere arrivato in Serie B, ma c'è quell'Avellino Benevento che, stando al secondo posto a pari punti, chiaramente si giocano il posto migliore poi per arrivare alla fase dei playoff nazionali. Ma poi ci sono stati anche altri risultati, per esempio la Turris che continua a vincere fuori casa, il Monopoli che perde in casa, anche perché il Taranto è una buona squadra. Insomma, ci sono stati dei risultati non tantissimo eclatanti, però diciamo che sono stati dei risultati abbastanza importanti. Certamente spicca quello del Foggia, ma noi sappiamo che il Foggia, quelle due partite che ha giocato dove ha perso consecutivamente, mentre quella del Latina ha meritato ampiamente di perdere, io sono sempre dell'avviso che se il Foggia non avesse avuto quell'espulsione di Tasconi al quarto minuto nella gara contro la Casertana, quella sarebbe stata una partita che avrebbe potuto tranquillamente vincere a Foggia. E poi si è riscattato andando a vincere chiaramente a Potenza, e adesso c'è la settimana del derby, che chiaramente penso che ne parleremo, insomma. Per forza, per forza. Adesso andremo ad affrontare subito l'argomento Potenza Foggia, e poi ovviamente dobbiamo vedere un po' a 180 minuti dal termine a cosa siamo arrivati. Prima di andare da Alessia, ultima specifica, ne parlavamo pure prima fuori onda con Bruno, prima di andare in onda: indipendentemente dal risultato del Crotone di questa sera in quel di Castellammare, il Foggia comunque non potrà andare oltre il decimo posto, anche non giocando, perché in questo momento il Crotone è davanti al Foggia con un più 6 differenza reti, mentre il Foggia è a meno 2, quindi ci sono 8 gol di distanza. Ovviamente, ammesso e non concesso che il Crotone oggi perda 9-0 a Castellammare e quindi il Foggia potrebbe sorpassare il Crotone, però diciamo nell'ordine delle cose il Foggia, al termine di anche dei due posticipi, rimarrà decimo in classifica, che, viste le premesse di gennaio, direi che è già tanta roba essere a 180 minuti dalla fine in zona playoff. Vado da Alessia. Mancano sempre due partite, quindi non ce lo dimentichiamo. Stasera possiamo. Per il momento. Esatto, parliamo di stasera, certo. Se qualcuno, certo, caro Bruno, dopo Torre del Greco ci avesse detto: guarda, a 180 minuti dalla fine, se il Foggia vince con il Cerignola è sicuramente ai playoff, credo che tutti ci avremmo messo la firma. Poi il discorso che il Foggia non può fare questo tipo di campionati lo affronteremo più in là, però date le premesse, direi accontentiamoci di questo per ora. Alessia, vado da te, vengo da te anzi, e ci tuffiamo su Potenza Foggia, un Foggia che arrivava a Potenza con tantissime defezioni, 9 giocatori fuori. Poi Bruno ci dirà anche cosa è successo a Millico, perché qualcuno ce lo chiede anche sul suo blog, è entrato poi nel dettaglio con i suoi potenti mezzi, è riuscito a carpire anche i segreti dell'infortunio di Millico, quindi poi ce li svelerà. Ma che segnale è per un gruppo, per una squadra che si appresta, speriamo tutti, a disputare gli spareggi di promozione? Ecco, poi leggeremo anche le dichiarazioni di Ricchetti. Andare con 9 giocatori in meno a giocare una gara che per il Potenza era vitale e vincerla 3-0, direi un'indicazione importante. È un segnale molto importante, ma noi l'avevamo detto che comunque la forza di questa squadra, soprattutto dopo che c'è stato il mercato di riparazione, è stata proprio quella di avere una panchina lunga e quindi avere anche dei giocatori che possono tranquillamente fare la partita, anche se non sempre magari hanno il minutaggio nelle gambe come altri. E lo hanno dimostrato ampiamente. Sono molto contenta anche di aver visto uno Schenetti molto più in vena, e quindi sicuramente tutti loro possono dare un contributo importante a questo Foggia, che mi auguro fortemente possa guadagnarsi questi playoff e, insomma, mettere un po', non dico a tacere, però mettere un po' da parte quello scorcio di campionato che ci ha fatto un po' stare in ansia.
ma sai, finanza, sai Alessia, Alessia, devi considerare, almeno, sai, noi solitamente diamo sempre dei giudizi sulla squadra. Io il Foggia l'ho sempre paragonato a un'Araba Fenice che risorge dalle sue ceneri, perché in ogni momento in cui è stata in difficoltà il Foggia, ha sempre trovato la forza di risorgere. Noi quella scorsa settimana, la scorsa settimana eravamo tutti preoccupati del fatto di andare a giocare senza 5 giocatori infortunati, 2 squalificati, Cudini squalificato. Eravamo preoccupatissimi perché la partita era anche delicata contro un Potenza che non è che poi è l'ultima ruota del carro. Però poi avete visto tutti, il campo ha detto tutta un'altra cosa, perché il calcio è strano, diciamo che è strano, perché per limitarci. Talmente vanno giocate, le partite vanno giocate, sì. Quindi poi... Ma poi il giocatore... Una partita si ricomincia con la settimana dopo e si può ricominciare tutto da capo. Le partite sono tutte diverse. La partita va sempre giocata. Zeman diceva sempre: le partite iniziano 0-0, anche gli altri lo dicono 0-0, 11 contro 11. Tu giochi con la Casertana, dopo 4 minuti ti trovi senza un giocatore importante a centrocampo. L'allenatore, onestamente, Cudini, quella partita, forse qualche errore di valutazione sulle sue situazioni, deve averlo fatto. Ma la stessa cosa è successa a Potenza. Il Foggia ha giocato con una grande attenzione anche dopo che è rimasto 11 contro 10. Io l'ho scritto, è rimasto equilibrato, non ha cercato di affondare il colpo, poi ha avuto l'occasione per fare il 2-0 e anche il 3-0 va bene, sempre 3 punti, o vinci 3-0 o 1-0 all'ultimo secondo, sempre 3 punti prendi. È chiaro che ha saputo farla, giocarla la partita. E Schenetti, Di Noia, i giocatori che hanno sostituito quelli che erano assenti, che giocavano da parecchie partite, onestamente sono stati bravi, hanno fatto il loro dovere. Anche Schenetti mi è molto piaciuto, perché evidentemente la lezione l'ha capita e poi sa anche che il suo contratto è in scadenza, e quindi se vuole conquistare la possibilità di farsi rinnovare il contratto, di questo poi parleremo in altre trasmissioni, perché ci sono molti giocatori che dovrebbero rinnovare, a parte Millico che sul letto di ospedale ha avuto il contratto sulle sulle gambe, ma la mano non si vedeva dove la teneva. Leggi nel pensiero. Devo chiederti due cose, però hai un minuto di tempo, altrimenti la mezz'ora la sforiamo e veramente le bacchettate da Alessia le prendo. Ci devi spiegare l'infortunio di Millico e poi ti faccio la stessa domanda che ho fatto a Pino durante Parola al Mister venerdì. Cos'è un segnale di aver capito che dagli errori fatti il rinnovo di Millico? Dobbiamo attenerci ai fatti, è stato annunciato, al di là della mano, e non vogliamo indagare su dove fosse la mano di Millico. Però al di là della è stato annunciato un rinnovo del contratto fino al 30 giugno. Che segnale è? E poi chiedo anche ad Alessia, quindi Bruno un minuto e poi un minuto Alessia. Io velocemente partirei dal fatto che essersi ravveduto, cioè, è una cosa importante. Cioè, quando bisogna, allora, dalla società, quando bisogna parlare delle cose che si fanno per bene, bisogna dirlo, così come abbiamo sempre evidenziato le cose che non andavano bene. Allora, se tu rinnovi in un momento così delicato, spesso succede in Serie A questo, nelle grandi squadre, rinnovi il contratto a un giocatore che è un giocatore talentuoso e gli rinnovi il contratto dopo un infortunio abbastanza grave, perché l'infortunio è abbastanza grave, è un segnale, come è un segnale anche il fatto che i giocatori del Foggia sono stati sempre pagati regolarmente. Questi sono due aspetti positivi della società di Viale Ofando. Poi ci sono state anche tantissime altre cose che abbiamo sempre evidenziato, almeno io soprattutto, anche Pino, ma anche tu, che non sono andate bene. Quindi il fatto di aver fatto questa mossa è sicuramente un punto a favore della società. L'infortunio di Millico ha un nome ben preciso in termini medici, chiaramente a me me l'hanno detto, perché non è che io sono un medico, ho fatto un altro lavoro, che è la sindrome compartimentale. La sindrome compartimentale è proprio una pressione forte sul muscolo tissutale della gamba, che ha creato, sembrava una cosa sciocca, ma ha creato problemi, perché già negli spogliatoi il giocatore è stato tagliato ed evidenziato proprio per far uscire quello che c'era l'ematoma. E il giorno dopo si è operato. Cioè, non è che sono stati fatti altri. Cioè, il giocatore il giorno dopo si è operato, è andato tutto bene. Ma questo è un tipo di infortunio che può durare
20 giorni, un mese, quindi potrebbe far terminare la stagione a Millico, ma è anche uno di quegli infortuni che può durare un po' di più. E a volte, mi diceva chi è che mi ha dato le informazioni, che è un professionista, un medico professionale, medici professionisti, amici, chirurghi vascolari soprattutto, che può anche a volte rovinare la carriera di un calciatore. Però non è il caso di Millico, almeno così mi è stato detto, e noi gli facciamo i migliori auguri di un pronto rientro, perché abbiamo ancora bisogno delle sue giocate e delle sue... diciamo delle sue giocate. Un calciatore fuori categoria, questo senza spero dubbio. Di essere stato nel minuto che mi hai dato. Fantastico, spero di essere stato fantastico. arrivano ovviamente i saluti anche da casa. Pino Bruno da Piacenza dice: la professione di Bruno Arcano in questo caso è inconfondibile, così come assolutamente condividiamo quello che dice Luigi De Nittis. Atteniamoci ai fatti, sembra che società, squadra, allenatore stiano prendendo la strada giusta anche per la programmazione per il prossimo anno. E ovviamente, caro Luigi, noi ne saremmo i primi ad essere contenti, perché è quello che predichiamo ormai da 2 anni e mezzo. Un minuto anche ad Alessia, dalla parte del calciatore quello... invece. Dalla parte del calciatore sicuramente è veramente un segnale di grossa riconoscenza da parte della società, quindi per un giocatore sapersi fortemente voluto è una cosa che poi va oltre anche quelli che possono essere gli aspetti economici di un contratto e quant'altro, perché sicuramente essere in una piazza dove ti vogliono fortemente anche nel momento in cui tu subisci un infortunio, che come diceva Bruno poteva essere nulla, come poteva essere anche qualcosa di più grave, è sicuramente una cosa che secondo me a Millico stesso darà degli stimoli importanti anche poi per il proseguo del suo cammino con la maglia rossonera. E da parte della società è stato un bellissimo segnale, perché appunto fa capire che come dire, non ti lascia perso da qualche parte, invece ti prende per mano e ti porta con sé, soprattutto quando c'è del valore, e Millico questo lo ha assolutamente dimostrato. Certo, e magari ha imparato anche dall'errore dalla gestione del caso Frigerio l'anno scorso, perché ha perso bravo. Spero che si sia imparato dagli errori, ma non per tornaconto mio, per tornaconto del Foggia, poi indipendentemente da chi lo gestisce. Alessia, andiamo a vedere le pagelle, così Bruno ritorna a bacchettare. Però Tullio, aspetta, però bisogna adesso che la società confermi anche altri contratti tipo Oge e soprattutto soprattutto la vera mossa che deve fare la società è confermare Cudini, perché Cudini nel momento in cui ha iniziato a allenare e dargli la squadra dove lui potrà iniziare un campionato con una preparazione, con delle amichevoli serie per attuare quello che è il suo gioco, che ha dato i risultati, li ha dati nelle prime 8 partite e li ha dati in queste altre partite, quindi voglio dire, non è un allenatore proprio del tutto che non sa fare il suo mestiere. A noi piace molto Cudini, l'abbiamo sempre supportato. Anche perché la scelta dei giocatori comunque che sono stati poi inseriti nel mercato riparatorio è stata più che azzeccata. Vabbè, però lui era stato boicottato dai senatori che sono spariti dal nostro radar, grazie a Dio. Anche in quello la società è stata brava a fare pulizia, anche perché credo che Cudini gli abbia detto: se volete che torno, dobbiamo fare pulizia, prendere giocatori nuovi, in modo che posso attuare quelli che sono i miei schemi, oppure cercare di creare un gruppo. Il gruppo si è creato, si è creato il gruppo, come si fece con Delio Rossi e Gallo lo scorso campionato. Ricordate, perché a volte la memoria a molti sfugge, invece, grazie a Dio, bisogna ricordare certi episodi e certi fatti. Sì, io credo... Scusami. No, figurati. Io credo che... Cudini si sia meritato, meriti di lavorare l'anno prossimo in condizioni normali, quindi una squadra costruita per tempo, di andare in ritiro, di costruire la sua idea di gioco dall'inizio, cosa che quest'anno al di là dei risultati non ha potuto fare né ad agosto né a gennaio, perché quella è la verità. Andiamo a vedere le pagelle, iniziamo prima da quelle del Potenza e poi andiamo su quelle del Foggia. Ovviamente Potenza, ricordiamolo, che ha perso sia Marchionni che Varrà, entrambi esonerati al termine della gara del Viviani. Però vediamo le pagelle. Alastra abbiamo messo 5, Armini 5, Sbraga 5, Verrengia 4,5, Aziosmanovic 5,5, Candellori 5, Schiattarella 3, Saporiti 6,
Volpe 6,5, Caturano 4,5, Asensio 4, subentrati dalla panchina di Grazia 5, Castorani senza voto, a mister Marchionni abbiamo dato 4. Bruno, velocemente sul Potenza, No, aspetto una. su questi siamo d'accordo. No, io a Schiattarella gli avrei dato zero, perché un giocatore della sua esperienza che ha giocato in Serie A, che fa un fallo così violento, quanto inutile, violento e inutile, a un metro dall'arbitro. Ma sì, a cosa serve? Cioè, non era successo niente, si era messo davanti al pallone, tieni le mani a posto, avvisa l'arbitro e batti la punizione. Perché devi spingere? Lasci la tua squadra indietro, avrebbe perso lo stesso il Potenza, adesso non Sì, facciamo voli pintarici. tra l'altro il patron Macchi a fine gara è andato anche in conferenza stampa annunciando l'esonero del direttore sportivo e allenatore. Mi spese quasi 6 milioni di Dispiace, euro per costruire quella sì, squadra, quindi a volte non si può. dispiace. Allora, per Marco, io l'avevo intervistato in settimana insieme anche a Felle, che lo volle a Foggia a tutti i costi, quando era uno sconosciuto. D'altronde lui faceva il secondo di Baldini, non aveva mai allenato nel settore professionista, invece il Foggia lo ha preso, lo ha portato ai playoff. E poi non gli hanno rinnovato, la nuova società non gli ha rinnovato il contratto. Devo dire che mi dispiace molto, però così si fa nelle società, quando si manda via un allenatore, si manda via anche il direttore sportivo se hanno lavorato Certo, insieme. E non si manda via come fece a Foggia, come è successo a Foggia, che si mandò via, si esonerò Pavone. È chiaro che poi ci doveva essere non la mandiamo replica di indietro. Zeman. È normale. Cosa c'entra il direttore sportivo? Te la devi prendere prima con l'allenatore e poi con chi ha costruito la squadra. Alessia, vediamo anche il Foggia, vediamo se Bruno è d'accordo anche sulle pagelle dei rossoneri. Ok, allora Perina senza voto, Ercolani 6,5, Riccardi 6,5, Rizzo 6, Salines 7, Vezzoni 6,5, Martini 6, Di Noia 6, Schenetti 6,5, Galiano 6,5, Rolando 7. Subentrati dalla panchina, Tonin 6, Papazov 6, Antonacci 6,5, Marino senza voto, Mannè senza voto, a mister Ricchetti abbiamo dato 8. Vai Solo a Bruno. Gagliano gli avrei dato mezzo voto di meno, perché è vero che ha fatto il gol, ma quel mezzo voto che avete dato a Gagliano l'avrei dato in più sicuramente a Rolando, perché il gol l'ha fatto lui, ha Sì, fatto tutto lui, poi lui l'ha dovuta soltanto appoggiare. Però i voti questa volta, compreso il senza voto di Perina, mi piace tanto, perché non ha Perina non ha fatto fatto niente. praticamente. Ma tenete presente che Perina è andato nel primo tempo, è andato nella porta dove purtroppo era successo Sì, vince la quell'episodio col papera con il Sorrento. Sorrento. Sì, No, sì, più che la papera, purtroppo quello è un campo particolare. Il purtroppo. campo, il cam, in campo in, io ho giocato e arbitrato su quei campi. Il campo in erba sintetica, soprattutto la sera, si inumidisce. Lui è andato troppo sicuro su quella palla, non ha messo le ginocchia davanti come fanno i portieri, e la palla gli è andata sotto. Però prima aveva fatto quattro parate di grande livello, Importanti, non ce lo certo. dimentichiamo. Allora Non ce vado lo da dimentichiamo. Alessia perché come sempre ho bisogno di lei. Abbiamo messo 8 a Ricchetti. Leggo rapidamente anche quelle che sono state le dichiarazioni nel post gara. Non è stata sicuramente una settimana semplice ed eravamo reduci da una gara che ci ha fatto molti danni. Qui il punto focale, noi però siamo consapevoli di avere un gruppo forte fatto di ragazzi sui quali possiamo Vero. contare in ogni momento. È tutto merito loro, vado a stralcio. A noi è successo settimana scorsa di giocare in inferiorità numerica, ma siamo stati bravi, come ha detto Bruma, a non disunirci e portare a casa il risultato contro quella che, ripeto, resta comunque una buona squadra. Alessia, uno dei segreti di questo Cudini 2.0 è anche la figura di Carlo Ricchetti, che in qualche modo sembra in qualche modo aver equilibrato anche nelle scelte Cudini. Quanto è importante, quanto sono importanti gli assistenti sia per sia per il coach, per l'allenatore e anche per i ragazzi? Beh, sono importanti proprio perché creano anche quel tessuto che una squadra deve avere dal punto di vista tecnico, tattico e anche gestionale delle situazioni. E infatti abbiamo visto che è riuscito ad orchestrare molto bene questo Foggia e è riuscito comunque a fare delle scelte azzeccate. Quindi assolutamente un valore aggiunto perché sì, a volte è importante la figura dell'allenatore, però è importante anche che questo allenatore sia coadiuvato da altrettante persone in gamba che riescano poi anche magari a far arrivare delle nozioni anche magari ai giocatori che lo stesso Cudini potrebbe avere difficoltà a far, diciamo, venire fuori, per cui Certo. sicuramente può essere un valore aggiunto e una mano in più, un concetto di squadra Ma veramente a tutto tondo.
ma c'è anche un altro aspetto. Cudini e Ricchetti, nella grande squadra di Delio Rossi della Salernitana, erano compagni di squadra, avevano molto affiatamento, perché io con Rino Palmieri, il cognato di Delio, abbiamo seguito molte domeniche la cavalcata della Salernitana, andando anche a casa, perché sai, io mi conosco con Delio, con Maria Rosaria, con la moglie, andavamo a casa, mangiavamo, andavamo a vedere la partita. Loro erano molto affiatati sia in campo che fuori campo, quindi adesso che si sono ritrovati, anzi anche quella è un'altra mossa buona della società, aver preso Ricchetti e l'hanno messo a fianco a Cudini, perché loro sono molto affiatati in campo, hanno giocato insieme, hanno fatto campionati di grande livello, quindi anche quello conta, cara Alessia, oltre al fatto che un bravo allenatore è come il marito che deve avere un bravo marito deve avere una brava moglie, diciamo, di solito le fortune di un marito sono anche le mogli che hanno a fianco, quindi sono d'accordo, anche la fortuna delle mogli di avere un marito accanto di un certo livello. Certo, però le mogli sono determinanti, anche se per il tuo livello che sali come marito, no? Se tu cresci, è anche perché la famiglia va bene, perché la moglie ti supporta, perché altrimenti succede quello che noi sentiamo e leggiamo tutti i giorni. Vabbè, non divaghiamo. Comunque Carlo Ricchetti e Cudini sono veramente... Bruno, arriva questo messaggio: il cuore oltre l'ostacolo, pure in emergenza su un campo di calcetto, ma d'altronde il nostro magico Foggia lo dice oltre 100 anni di storia, forza Foggia, forza Foggia, non tanti cuoricini rossoni, che racchiude il pomeriggio del Viviani. Continua ad arrivare. Tullio, saluti a te caro Bruno, Raffaele Rosiello, l'amico Piero Paglialonga, tutti felici intorno. Grazie a tutti. Io ho ricevuto più di 560 messaggi quando ero in ospedale, non avevo il telefonino perché l'aveva mia moglie, e devo dirti che ho dovuto ringraziarli sul blog, perché non potevo certamente uno per uno ringraziarli, ma li abbraccio tutti per il fatto di essermi stati vicino in momenti, compresi voi chiaramente. Devo dire la verità, proprio stamattina parlavo di questo aspetto nel mio articolo, perché... se riusciamo a dire due parole su Foggia, sul derby che inizia questa settimana, sì, ci sono stati c'è stata proprio una cosa che mi ha dato molto fastidio. Ho visto un video ieri dei giocatori del Cerignola che a fine partita, anziché andare sotto la curva a festeggiare il 3-0 contro la Virtus Francavilla e quindi essersi messo a un punto dal possibile arrivo nei playoff alla vigilia della trasferta del derby contro il Foggia, hanno pensato bene di sbeffeggiare i nostri calciatori e i foggiani. Io so perfettamente che a loro non è ancora andata giù la sconfitta dello scorso anno, quando nella piazza di Cerignola a 3 minuti dalla fine ridevano, scherzavano e sfottevano i foggiani, fino a quando Contec non li ha poi rimessi nella loro giusta direzione, facendo il terzo gol e mandandoli a casa. Non è un atteggiamento bello all'ambiente rossonero, almeno per i messaggi che ho ricevuto stamattina, non è piaciuto, perché non è possibile che tu, cioè, capisco che i tifosi facciano folklore, che facciano striscioni, i tifosi sì, ma che lo facciano i calciatori, compresi quelli della panchina, a saltare, a dire chi non salta è un foggiano. Voglio dire, alla vigilia di un derby non è che tu lo prepari, lo inizi nel migliore dei modi. E ho anche detto che non ci deve interessare Pino Raffaele come prepara la partita con il Cerignola questa settimana. A noi interessa come la prepara Cudini e come la prepariamo noi la partita. E recupereremo gli squalificati, recupereremo gli infortunati e poi vediamo in mezzo al campo chi è che avrà ragione domenica. Se loro saranno più bravi e vinceranno o riusciranno a pareggiare, a pareggiare non succede niente, ma se saranno più bravi e vinceranno va bene, altrimenti io credo che loro potrebbero subire lo faremo il possibile caro Bruno, perché deve rimanere una partita di calcio, non ha proprio ragione, a me io sono d'accordo, però Tullio io ho voluto puntualizzare, ti rubo qualche secondo, io ho voluto puntualizzare che certe società, certi ambienti come quello di Cerignola, per l'amor di Dio, sono stati fatti 3 anni da Pazienza, dalla società, dal presidente, da Greco, amico carissimo Nicola, però voglio dire, non è possibile mettere a fare un raffronto tra Foggia e Cerignola. Foggia c'ha 11 campionati di Serie A,
c'ha 104 anni di storia, 27 campionati di Serie B, dobbiamo andare avanti? Voglio dire, il Foggia è il Foggia, il Cerignola c'ha un bacino di utenza di 3.000 spettatori a settimana, cioè, alla Monterisi. Il Foggia contro il Cerignola ha fatto più di 20.000 spettatori, la differenza è tutta lì, cioè non ti puoi mettere a paragone, poi puoi vincere come è successo che hanno vinto anche a Foggia, per l'amor di Dio, cioè, però tu non vuoi... Sugli ultimi 5 ne hanno 24, il più importante... Però poi alla fine noi siamo andati a fare i playoff e loro sono usciti, voglio dire, tutto sommato adesso noi stiamo avanti di un punto, alla fine bisogna avere rispetto degli avversari e ricordarsi come dicono... Come tutti gli allenatori dicono, bisogna avere rispetto della squadra avversaria. Quindi, Bruno, è fermati, successo... sei un fiume in piena, sì. Fermati. Sfruttiamo il commento di... Devo recuperare i mesi che non ho... Ma tanto ci sarei anche per il posto... No, sto scherzando. Prendo come spunto il messaggio di Leo e Veronica Patalino, proviamo a vincerne entrambi e forse la prima la giochiamo in casa, che non è roba da poco. Abbiamo visto la classifica, ma prima di chiudere e di vedere anche il prossimo turno, e poi Alessia mi deve dire quanto conta un derby per un atleta prima di andare in chiusura... vediamo un po' il cammino, la volata playoff che attende le squadre ancora potenzialmente impegnate, perché lo sappiamo, fino al Picerno sono già qualificate, non possono essere più raggiunte, sono in linea teorica, il Giuliano può raggiungere il Picerno, però diciamo che a grandi linee queste dovrebbero essere le squadre che si contenderanno i posti dal settimo al tredicesimo. Il Giuliano avrà Casertano in casa e Cerignola fuori. Settimo posto il Giuliano, eh? Il Latino ottavo avrà il Benevento al Vigorito e il Taranto in casa. Vedremo cosa farà questa serie il Crotone a Castellammare, però le ultime due avrà il Monopoli in casa, che è ancora in piena bagarre salvezza, e poi andrà a giocare al Partenio di Avellino, e credo che il testa a testa al secondo posto tra Benevento e Avellino durerà fino all'ultima giornata. Del Foggia lo sappiamo, il Cerignola l'ultima avrà in casa il Giuliano, che chissà, potrebbe essere ancora in lotta per guadagnare il miglior piazzamento possibile. Sembrano un po' più staccate in questo momento Sorrento e Messina. Il Messina direi un bel po' più staccato, perché 4 punti a 2 giornate dalla fine sono tanti. Anche il Sorrento, perché comunque affronterà il Catania in casa e poi andrà a giocare a Caserta con la Casertana, che qualora una tra Benevento e Avellino vincesse stasera, la Casertana potrebbe agguantare addirittura il terzo posto. Quindi attenzione, perché è ancora tutto aperto. Il Foggia, davvero, se dovesse vincere il derby con il Cerignola, incredibilmente potrebbe mirare ancora ad arrivare settimo addirittura, il che comporta, come tutti, come diceva tra l'altro come diceva il telespettatore, il web spettatore da casa, arrivare settimo consentirebbe al Foggia di giocare la prima in casa, e direi che sarebbe grasso che cola. Alessia, prima di chiudere, quanto vale un derby per un atleta? Vale tantissimo, nel derby si azzera tutto, quindi diciamo, voglio chiudere con un consiglio per i nostri giocatori del Foggia: occhio al Cerignola, non sottovalutarlo, perché nel derby tutto è possibile. Ale, senti Alessia, Tullio, aspetta, scusa Alessia, ma la pallonata che hai preso sul naso, penso che te l'ha fatto migliorare, non senza andare dal chirurgo estetico, no? No, scherzo. Hai preso una bella botta, una bella pallonata. Oggi ci sono stati i messaggi per il tuo ritorno, caro Bruno, la scorsa puntata, i messaggi per il naso di Alessia, con i complimenti di tutti. Vi ho seguiti come al solito. Alessia, leggiamo la penultima giornata di campionato. Ok, che comincia con domenica alle 20, Messina Potenza, Benevento Latina. Tutte insieme, quindi non c'è bisogno neanche di dire orario e giorno. Crotone Monopoli, Foggia Cerignola, Giuliano Casertana, Picerno Brindisi, Sorrento Catania, Taranto Avellino, Turris Monterosi e chiude Francavilla Juve Stabia. Devono giocare per forza tutti insieme alla penultima giornata e anche l'ultima, sì, le ultime due partite. Come nella pallavolo. Sì, oggi i messaggi sono stati tanti, veramente vi ringrazio. Voglio chiudere con questo, che racchiude anche un po' quello che è il nostro pensiero. Michele Lariccia, domenica tutti allo stadio, i ragazzi hanno bisogno, e aggiungerei io, meritano il nostro appoggio. Quindi vedremo se anche la società attuerà anche le politiche. Sui biglietti la società deve essere brava, certo, c'ha l'occasione per fare un altro passo positivo in avanti.
Ovviamente rimanete certo. collegati sulla piattaforma del Quotidiano d'Attacco per sapere tutte le ultime novità. Ringrazio Bruno Arcano, è scomparso ma adesso riappare perché deve salutarci, eccolo qua. Bruno, grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie per l'invito. Alessia Meri, grazie. Ciao a tutti. Grazie a voi che avete avuto la bontà di seguirci veramente oggi in tantissimi, il che mi fa enormemente piacere. Prossimi appuntamenti sulla piattaforma del Quotidiano L'Attacco, giovedì con Guida ai Campionati e venerdì prepariamo il derby con Mister Italo, con Pinautunno, con Fabio Trallo, perché c'è un derby nel derby qui al Quotidiano L'Attacco con l'inviato da Cerignola, e poi torniamo lunedì con Extra Time di nuovo con il trittico delle meraviglie, perché Bruno è tornato e torna in pianta stabile ad Extra Time. Buon pomeriggio a tutti.